Amici telespettatori, bentrovati, eccoci nuovamente insieme per 16 Live, questo appuntamento che come sapete ogni giorno vi parla di un argomento diverso e quest'oggi facciamo il punto su questioni legate alla medicina, non il condominio, cari amici della regia. Allora, medicina oggi, il medico risponde come sempre. Faremo delle visite a distanza, per quello che si può naturalmente televisivamente, però con il nostro dottor Del Castillo, che come sempre medico di famiglia, insomma ci dà qualche consiglio intanto per cercare di aiutarvi in questo momento. Se avete qualche questione insomma medica che volete risolvere, chiamate lo 091 854 9171 oppure potete anche scrivere un messaggio su WhatsApp al 391-117-6872, è questo il numero che vedete in sovrimpressione. Allora, volevo anche ricordarvi, sempre con il telefonino nelle mani, perché ormai insomma tutti noi non ne facciamo a meno di questi telefonini, che sono gioie e dolori naturalmente, gioie per chi deve mettersi in contatto con i propri amici, con i propri parenti, dolori per quando si scoprono degli scheletri, insomma messaggi. Vabbè, non è questa la trasmissione per parlarne. Noi invece vi ricordiamo che abbiamo un'app che voi potete scaricare facilmente da Play Store ed Apple Store per permettervi di seguire in tempo reale, quindi in diretta, in streaming, ovunque voi siate, in qualsiasi momento, insomma state facendo magari delle cose, dovete uscire, dovete fare delle commissioni. E allora sappiate che potete continuare a seguirci scaricando gratuitamente da Play Store ed Apple Store e guardare i nostri programmi, seguire i nostri programmi, come in questo caso utili, come quello del Medico Risponde, insomma per poter avere delle risposte, magari avete la possibilità pure di chiamarci. Allora andiamo a salutare come sempre il dottor Rosario Del Castillo, ben trovato. Buon pomeriggio. Allora, dottor Del Castillo, come va? I suoi pazienti? C'è movimento? In che senso? Che movimento ci deve essere? Non lo so, se c'è qualche influenza, qualche virus particolare che la sta... Adesso c'è il cambio di stagione, quindi ci sono sicuramente i fenomeni di tipo allergici e quindi si farà conto di questo. Soprattutto incidono in quelli che magari soffrono di asma in modo particolare, no? Purtroppo, proprio per questo motivo, pare sia morto, però ne sono venuto a conoscenza da un altro paziente, tra la Pasqua e la Pasquetta, fra l'altro non molto grande, da poco andato in pensione, purtroppo in serata, pare di Pasqua, ha chiamato il 118 perché era in una situazione di condizione respiratoria severa e è venuto meno da una crisi asmatica. Presumo mi abbiano così. Bisogna in questi casi molto prevenire, no? Se qualcuno in questo momento magari ci sta seguendo, insomma, come si fa a prevenire per non arrivare poi alle criticità, quelle di questo tipo? Si tratta in maniera costante, perché l'asma è una malattia che investe poi i bronchi e anche più in basso, gli alveoli, sino ad arrivare alla parte più profonda, e quindi una costrizione poi, se non viene trattata, e questo deve essere trattata in particolare in questi periodi, ma sempre, perché l'asma è una malattia cronica appunto, e se non trattata poi si possono verificare quegli episodi che in maniera molto molto acuta possono portare anche al decesso una persona. E fra l'altro la morte respiratoria non è una delle più piacevoli. E infatti, allora, mentre noi, prima di partire con i messaggi che possono arrivare al 391, se avete domande per il dottor Del Castillo, oppure vi consiglio comunque sempre di chiamare al numero di telefono 091 854 91 quando siamo in diretta, naturalmente avete questa grande opportunità.
Volevo capire, dottor Del Castillo, medici di famiglia, di base o medici di medicina generale, come vogliamo chiamarli, insomma, si è mossa qualcosa a proposito della grande difficoltà di fare i burocrati più che i medici? No, non si muove assolutamente nulla, si va avanti allo stesso modo. Il problema è sempre uno, quello di non avere mai un rapporto diretto con chi è sul campo e quindi può dare sicuramente dei consigli. I rapporti diretti si hanno sempre con i sindacati che pensano essere rappresentanti della componente che sta sul campo. Non sempre lo sono, non sempre sono in grado di poter dare ascolto e poter risolvere tutti quei problemi che invece la stragrande maggioranza dei medici appunto abbiamo. Potrebbero essere quelle le condizioni da chiedere per cercare di rendere migliore una professione e rendere più facile e meno stressante un lavoro, che è un lavoro che poi appunto io preferisco chiamarla professione, perché è un'arte, l'arte medica, non è un qualche cosa che si fa seguendo dei protocolli che sono assolutamente esclusivi o delle regole che sono assolutamente quelle e non tenendo conto del paziente. Si deve tenere sempre conto del paziente e questo determina il fatto che poi il paziente magari possa, perché non viene ascoltato, non viene soddisfatto in quelle che sono le richieste, il disagio con il proprio medico e quindi un rapporto che poi diventa conflittuale. È vero, non fosse altro perché ognuno di noi ha una sua costituzione fisica, no? Quindi le tematiche legate alle patologie sono tutte diverse, nessuno è mai uguale a un altro e magari una percezione di una patologia ha un senso e un'altra ne ha un altro, insomma, tanto sì. Per dire. È il soggetto. Non so neanche quello che ho detto, però credo di aver detto bene. Io credo che volesse dire magari che il soggetto, essendo tutti siamo diversi, e quindi ciascuno può fare una malattia in maniera che può essere anche etichettata in un certo modo, appunto, ma la può fare assolutamente in maniera esclusiva. La fa per quanto riguarda lui, non per quanto riguarda la malattia. La malattia che poi deve essere vista in relazione del paziente che si adotta. È vero, va bene. Allora proviamo ad accontentare quanti più telespettatori possibili, perché questo appuntamento deve servire da servizio pubblico e noi lo facciamo attraverso i tanti messaggi che ci arrivano costantemente durante la settimana per il dottor Del Castillo. Noi andiamone a vedere subito uno per rispondere naturalmente a queste domande. Sono le domande, insomma, che tanti pazienti si fanno. Regia, mi date il primo post, vediamolo insieme, così proviamo a rispondere attraverso il dottor Del Castillo. Salve, ho riscontrato con il mio medico di famiglia di avere una forma lieve di micosi vulvo-vaginale a cui non è associata nessuna perdita, ma solo bruciore esterno e che si manifesta insieme ad un episodio di cistite. La domanda non c'è, però vabbè, no, la domanda è quella, forse sì. Quella di come curare questa micosi. Sì, probabilmente voleva dei consigli, insomma, su come curarla, è chiaro. Se già è una micosi, innanzitutto le cure sicuramente il suo medico, il proprio medico e anche il ginecologo e tutti coloro i quali si saranno interessati di ciò avranno dato già una risposta a questo. Io l'unico consiglio che darei a tutte le persone che poi riscontrano delle micosi o delle problematiche, soprattutto a livello per esempio vulvo-vaginale, quindi una micosi vaginale appunto, è quella di non avere mai delle cure antibiotiche protratte, soprattutto se hanno con queste o da queste un peggioramento altre volte avuto sull'aspetto appunto di vaginite che può impiantarsi, proprio perché l'antibiotico fa anche un effetto sul batterio che invece in vagina è quello saprofita e che determina appunto il non attecchimento dei germi, che è il Doderlen, quindi conservando questo
saprofita, questo batterio che comunque riguarda la flora batterica vaginale e non fa impiantare quella invece assolutamente parassita e che dà appunto alle patologie, di migliorare il proprio ambiente, che deve essere un ambiente a pH acido, e quindi quello che sono delle lavande, quelle che sono delle irrigazioni o dei lavaggi con appunto a pH acido, e facendo meno uso possibile di quelli che sono gli antibiotici, che per alcuni individui possono essere veramente veramente dannosi. Usare gli antibiotici soltanto quando questo è necessario. Così come anche per l'intestinale o per tutte le forme che poi sono, si impiantano, quando l'altra, che invece è quella che riguarda appunto il nostro organismo, viene meno. Senta, mi corre l'obbligo e la domanda nasce spontanea da parte di un uomo, ma è questa micosi si può trasferire? Sì, si può trasferire, la candida o altre micosi si possono assolutamente trasferire, tant'è vero che una delle cose che si dice è appunto evitare i rapporti nel periodo in cui, perché ci può essere la trasmissibilità. Questa non è detto che sempre avvenga, ma è possibile. Quindi sono sconsigliati i rapporti. Tant'è vero che si curano in genere tutte e due gli individui, il partner da una parte e dall'altra, perché tante volte appunto c'è l'aspetto di ping pong che si passa dall'uno all'altro e dall'altro all'uno. Quindi sono infettive, insomma, queste condizioni. Sì, trasmissibili, infettive, quindi possono essere nuovamente poi a passaggio dall'uno e dall'altro, quindi se si cura uno si deve curare anche l'altro per evitare appunto che questo poi possa avvelenare in uno a cui non dà sintomatologia, mentre all'altro poi dà anche la sintomatologia e quindi il rimpianto del parassita. Bene, bene, sempre informazioni utilissime per chi ci sta seguendo da casa. A proposito, volevo annunciarvi che tra un po' avremo ospite anche in studio un ottico contattologo che quindi ci potrà dare consigli magari sulla vista, e se qualcuno ne volesse in modo particolare, insomma, ne avremo da parlare. Potete sempre prenotarvi allo 091 854 9171 oppure chiamare WhatsApp al 391 117 6872. Vediamo un altro post per il nostro dottor Del Castillo nel frattempo. Sì, facciamo felice qualcun altro perché ci seguono, lo sappiamo. Buongiorno, sono un cuoco di Caltanissetta e sono portatore di PM biventricolare, pacemaker naturalmente, e vorrei sapere se posso usare i fornelli a induzione. Grazie. Perché? Possono dare dei problemi, dottor Del Castillo? Sono chiaramente quelli elettrici, non credo che diano problemi perché non sono a microonde, non ci sono delle altre... sono fornelli a induzione, ovvero a corrente elettrica, quindi credo proprio che li possa usare. Non c'è una poi potrebbe anche consultare lo stesso cardiologo, un aritmologo, il quale può dare sicuramente un consiglio migliore del mio, ma ritengo proprio che non ci siano assolutamente delle controindicazioni. Ma sai, io mi è capitato adesso, tanto per dire un'esperienza, no, con delle piastre induzione hanno dato delle interferenze a dei radiomicrofoni, cioè non vorrei che insomma il sistema fosse... Chiedere non è male, di questo io non sono assolutamente un esperto. Un cardiologo saprà sicuramente. Un aritmologo o quantomeno una persona appunto che possa dire se il problema del meccanismo del pacemaker appunto può essere inficiato da questa induzione dei fornelli. Può darsi che ci siano delle particolari situazioni, non credo comunque che questo sia possibile. Poi ripeto, è preferibile comunque che questo consiglio lo chieda anche ad una persona che è più esperta di me e glielo possa dare.
Bene, questo naturalmente non c'era mai capitata una domanda di questo tipo, insomma, quindi non c'è mai limite alle ci domande. Ci informeremo, comunque ci informeremo. Ci informeremo, magari nella prossima puntata, insomma, ne parleremo. Perché, ci informeremo perché le cose, ecco, questa può essere un qualche cosa che poi può capitare un'altra volta, per cui per chi come me ritiene di non sapere assolutamente nulla o quantomeno di sapere molto ma poco. Ma non è vero, lei è solo affamato di sapere, questo è un dato positivo, cioè chi vuole sempre aggiungere. Tra le altre cose il medico è quasi un obbligo, no? Quello di continuare a informarsi perché c'è l'evoluzione, no? Sui farmaci, sulle patologie, ne abbiamo avuto un esempio con la pandemia che sempre, non ne sapeva niente nessuno. Informarsi sempre, andare avanti sempre e cercare di entrare sempre nel problema, per cui dovremo via via andare a capire com'è che funzionano questi forni ad induzione o fornelli ad induzione per poter vedere se nel pacemaker o in tutti quegli apparecchi possano incidere in maniera negativa. Questa è una cosa che faremo. Sì, anche perché di pacemaker insomma se ne sì, montano tanti ormai, no? Molto e molto chiaramente sono molto impiantati tutti i meccanismi che hanno sia il pacemaker che poi dà il ritmo cardiaco, sia anche i defibrillatori e tutti questi apparecchi. Quindi è molto frequente che capita. Voi non sapete, o almeno non tutti sanno, che il dottor Del Castillo è anche un medico di medicina dello sport, no? Per cui insomma, lei ha delle concezioni sulle attività motorie che sono fondamentali per una giusta prevenzione. A proposito di cardiologia, no? È molto importante l'attività motoria. Allora, non sono un medico, non sono specialista in medicina dello sport assolutamente. Diciamo che nel praticare soprattutto lo sport mi è sempre piaciuto e sempre più lo è conoscere tutto quello che può capitare. Fra l'altro ho una nipote che è specialista in medicina dello sport, sono stato amico anche del precedente medico della nazionale che viene fra l'altro anche a Palermo per poter visitare delle persone e quindi sono amico di ortopedici. Sono delle situazioni che mi piace affrontare. E poi perché personalmente appunto praticamente. Ma lei prescrive, scusi, la domanda è proprio diretta. Lei prescrive l'attività motoria? Questa è la prima cosa, ecco. Io prescrivo ed inizio sempre col dire che tutto quello che serve per migliorare a 360 gradi l'aspetto psicofisico di un individuo si deve prescrivere come prima cosa e che quindi la vita condotta in una certa maniera come l'attività fisica sicuramente moderata e che deve essere chiaramente rispetto a quello che può essere un'età, quello che può essere un fisico diverso dall'altro prescritta appunto, vada fatta, così come l'alimentazione va fatta, così come il miglioramento di tutte quelle espressioni qualitative della propria vita che possono provocare un benessere all'organismo. Ancor prima delle medicine, perché la medicina deve essere soltanto un mezzo che poi si ha a disposizione per poter arginare quelle che sono le falle. Se le falle si possono evitare prima che si formino, credo bene, che sia la soluzione. Bene, allora vediamo un altro post, abbiamo ancora qualche minuto per vedere insomma i vostri post. Buon pomeriggio dottore, vorrei fare una domanda. Da mesi ho dolore alle ginocchia, in particolare il sinistro. Ho fatto ecografia tempo fa, nessun risultato. In più da qualche mese ho dolori muscolari al polpaccio destro. Secondo lei potrebbe essere qualcosa di legato alla circolazione? Cosa mi consiglia di fare? Esami? Allora, così è una domanda. Io consiglio sempre di chiamare al telefono perché insomma. Ho fatto un'ecografia. Con l'ecografia si vede parzialmente, si vedono soprattutto i tessuti molli,
e non per esempio... è riduttivo scrivere anche ma nessun risultato. Che vuol dire nessun risultato? Avrà allora, dato un risultato positivo o negativo? Bisogna consultare sempre le persone giuste che vanno a sviscerare il problema a 360 gradi appunto, e quindi arrivare a quella che è una diagnosi e poi affrontarla con come va affrontata. I mezzi sono molteplici, si possono fare delle terapie appunto fisiatriche, si possono fare delle terapie mediche, si possono fare delle terapie chirurgiche, secondo quello che si va a riscontrare e quello che si vuole curare. Va bene, andiamo avanti perché qua bisognerebbe naturalmente poi entrare nei dettagli, ma soprattutto avere anche gli specialisti di ortopedia, eccetera. Mi date gli altri post? Ce ne sono degli altri, così andiamo veloce. Salve, soffro costantemente di singhiozzo, soprattutto mentre mangio, poi bevo e mi passa. Da che cosa può essere causato il singhiozzo? Verosimilmente può essere causato da un movimento contrario a quello che è l'andamento e la propulsione appunto dall'alto verso il basso di un aspetto cinetico che appunto viene della motilità esofagea e così via. Per cui la cosa è infatti poi prendendo anche un sorso d'acqua, una bevanda, qualunque cosa, il signore mi pare abbia detto mi passa. Quindi riportando poi questa peristalsi a una conduzione regolare viene meno. Può essere un problema anche di tipo distonico, ovvero anche di tipo nervoso, per cui sarebbe bene che magari curasse un po' meglio e che andasse a vedere com'è la propulsione e la progressione del tratto esofageo. Si può fare appunto un esofago baritato per vedere come procede appunto il mezzo baritato in esofago, se ci sono delle problematiche tipo muscolari o delle altre problematiche tipo strozzature o quant'altro. Va a verificare questo e poi può anche rivolgersi a un neurologo qualora continuasse e non ci fosse nulla dal punto di vista proprio organico, per andare un attimino a trattare anche la parte neurodistonica. Che potrebbe essere uno stato d'ansia, no? Magari, no? Uno stato sicuramente, magari non d'ansia soltanto, ma di tipo neurovegetativo appunto, perché le fibre neurovegetative sono quelle che sono presenti a livello del digerente e che non vengono condizionate da un nostro, come dire, da una nostra volontà. Quindi vanno eventualmente riadattate, va nuovamente data qualche cosa per poter cercare di andare appunto a sospendere quello che può essere ciò che lo provoca. Io mi ricordo, dottor Del Castillo, chissà quanti a casa in questo momento che ci stanno seguendo, si ricorda dei consigli della nonna. I consigli della nonna era quando c'era il singhiozzo, prendi un po' d'acqua, piccoli sorsi, non respirare. Cioè questo non respirare mi faceva andare fuori di testa, perché io non ce la facevo, e gli dicevo, e poi sputavo l'acqua perché non ce la facevo a tenere... Ma funziona questa cosa del bevi a piccoli sorsi? Non ho idea. E poi l'altra era quella di mettere paura. Mettere paura è... Bravo, è vero, mi facevano venire i vermi contemporaneamente. Mi passava il singhiozzo e mi venivano i vermi. Io me lo ricordo questa cosa sì, quando ero piccolo. Quindi è preferibile magari non agire in questo modo, andare a cercare il perché. Così uno diceva, vabbè. Passa il singhiozzo, ma porca miseria, quante cose insomma strane. Allora, andiamo al prossimo post, abbiamo ancora qualche minuto per accontentare i nostri amici a casa, che ricordo sempre meglio chiamare al telefono perché i messaggi sono sempre molto riduttivi. Buon pomeriggio dottore, se la caviglia destra fosse tendenzialmente gonfia, cosa occorrerebbe fare e quali potrebbero essere le cause? Ma come tendenzialmente? O è gonfia o non è gonfia? Cioè, vabbè, i nostri telespettatori...
Innanzitutto è una caviglia soltanto o sono tutte e due? Ecco, appunto. No, destra, ecco. Destra, dice quella destra. Quindi la destra, può essere stata una distorsione, può essere stato un problema, può essere un problema di tipo venoso, quindi una succulenza dei tessuti molli, appunto, e possono essere tantissime cose. Bisogna capire quanti anni ha, cara signora che ci scrive, insomma, ma... Voi scrivete, ora io tolgo il WhatsApp, perché cioè, scrivete poco, non è possibile, dovete chiamare al telefono 091-854, avete il dottore in diretta che vi risponde, è come quando voi dovete chiamare il medico di famiglia, perché poi poverini non ce la fanno a rispondere a tutti sempre, no, il dottor Del Castillo sì, perché è una bravissima segretaria che risponde sempre a tutti. Ma non è quello il problema è che tantissime volte che non si risponde. E poi si può richiamare, si richiama e quindi si va a risentire ciò che il paziente... Ma lei riceve più telefonate o più WhatsApp del Castillo? Perché sono curioso adesso. Ormai non ci faccio più conto. Perché noi ormai riceviamo più WhatsApp. Certo. No. Entrambe le cose sicuramente preferisco, come lei ha detto, appunto, tante volte che arrivano dei WhatsApp che non sono, per esempio, la prescrizione di alcuni farmaci che va fatta e sono quelli che abitualmente il paziente prende, ci siano delle cose che non si capiscono, e contattare telefonicamente il paziente, anche perché da lì si hanno molte, molte più informazioni di quello che può essere soltanto un qualcosa di scritto e detto, e poi possono essere chieste appunto delle cose anche da parte mia, tanto da poter cercare di arrivare a quello che è il problema, e se neanche quello derive tutto, poi vedere il paziente. Dottor Del Castillo, ci ha scritto la signora della caviglia, ci ha scritto a 42 anni, vabbè, con questo. 42 anni, quindi è pure giovane, per cui no, non appunto, è un fatto di 42 anni. È un ci fatto... chiami al telefono, ci... è un uomo, mi dicono che è un uomo dalla regia. Può darsi che abbia avuto, ripeto, una distorsione, può darsi che abbia un problema alla microcircolazione, quindi va migliorato. Ma lei non ha la sfera magica? Non ce l'ha la sfera magica? Tante volte comunque l'ho detto ai pazienti, ho detto, dico, mi manca soltanto la sfera magica o la sfera di cristallo, e quindi ci passo le mani e vado a verificare di che si tratta. esatto. Oppure a distanza facciamo questo telemedicina, così insomma, per... che non è la telemedicina quella che di solito si fa. Una telefonata di una paziente di oggi che è a Torino. Sì. Voleva, poi alla fine si trattava soltanto di avere fatta una prescrizione per una visita ginecologica, in quanto essendo andata in un pronto soccorso Torino o limitrofo, non so quale fosse, avevano riscontrato, avere fatto un'ecografia e avendo anche... forse non escluso il problema di tipo appendicolare, avevano soltanto verificato che c'era alla fossa iliaca di destra soltanto una falda liquida e nient'altro. Solo che la paziente continuava ad avere il dolore e tutto quanto. Voleva aver scritto una visita ginecologica, ma se all'ecografia non si è riscontrato nulla, né a livello ovarico, né a livello uterino, né in altri posti, appunto, perché questi sono nella pelvi risiedono appunto questi organi, gli organi genitali femminili, appunto. Sì. Quale doveva essere la condizione per cui il ginecologo poteva derimere? No, soprattutto quale era la condizione per lei poter fare la prescrizione, allora, visto che c'erano... La cosa che la falda liquida e poi il quesito non c'era. Allora ho ritenuto di dire alla paziente di cambiare pronto soccorso, andare da qualche altra parte, in modo che potessero, con tutti i dati che sarebbero stati necessari, che loro potevano sicuramente ricavare da esami ematochimici o da quant'altro fosse necessario, capire del perché del dolore acuto della paziente, perché non è che l'aveva avuto da tanto tempo, l'aveva avuto adesso, anche se si fosse trattato di una cisti ovarica che quindi fosse scoppiata e quindi questa faldina liquida si fosse presentata adesso, ma dovevano capire se c'era da fare antibiotico, se non c'era da fare antibiotico, se c'era da fare, se da tenere sotto controllo la paziente. La visita ginecologica non l'ho prescritta perché ho ritenuto appunto che non fosse non c'erano i presupposti. Va bene.
Allora, facciamo una brevissima pausa, resti lì, dottor Del Castillo, perché tra poco parliamo anche di occhio, perché insomma l'occhio credo che sia una delle parti fondamentali della nostra vita e quindi insomma proveremo a capire quali soluzioni ci sono per rimediare alle problematiche dell'ottica. Detto questo, facciamo una brevissima pausa e torniamo. Voi continuate a prenotarvi o a scrivere al nostro WhatsApp. A tra poco.